1-1 il punteggio nella 16ª giornata del campionato di Serie D del torneo Sannazzaro. Si sfidano i giovani della Deportivo Spavone contro gli Apoel Archee, quando il punteggio, dopo che è iniziato da pochi minuti la ripresa, è di 1-1. Una partita davvero molto combattuta, passati in vantaggio gli uomini dello Spavone, poi raggiunti dalla splendida punizione di Donato, proprio dove adesso è Mantico in possesso di palla. Un po' colpevole forse nella circostanza Nitobi, che però si è rifatto ampiamente con ottime parate sui vari Nicolini e La Vecchia. Adesso Mantico sbaglia il controllo, palla che termina fuori. Deportivo Spavone che era andata in vantaggio con il gol di Marco, seguito di un'azione strepitosa della Spavone, dopo che prima Sommella aveva colpito una traversa, poi Mantico aveva trovato il miracolo di Del Giudice. Alla fine era riuscito. La palla che ci colpisce termina fuori. Sommella viene preso da Di Donato. Sommella, proprio ex per una giornata soltanto alla. Allocca a battere questa laterale. La palla che termina fuori, c'è la laterale a favore della Spavone. Ci sinceriamo delle condizioni della telecamera. Una brutta botta, La Vecchia. Donato, palla che viene ripresa. Di Donato a battere questo la laterale, la palla che termina fuori. A De Martino adesso, c'è stata lunghissima a cercare Mantico, allocca Sommella, mette giù, buona posizione Sommella, il tiro intercetta, occhio al contropiede, Nicolini spreca tutto con questo tiro dalla distanza, ci mette una pezza Nitobi che va a bloccare la sfera in due tempi, lungo rilancio a cercare Sommella, viene scontato da Catanzaro che poco prima l'aveva fermato. Ottimo il break da parte del Giudice in fase offensiva. Mantico potrebbe anche calciare, rientra sul destro, il tiro intercettato, esce del Giudice che la tiene in campo, il lungo rilancio, Michi Lombardi la mette fuori e poi c'è il lascia che è fallo. Attenzione alla calcio di munizione, ultima occasione prima di interrompere il nostro collegamento. Sul punto di battuta si presenta Vittorio Mantico, il capocannoniere di questa bellissima Serie D, mai come quest'anno avvincente ed equilibrata. Da Mantico, il tiro, la palla sulla barriera, interrompiamo il nostro collegamento.